Quasi 2 mesi di lavori, ma adesso Piazza Campanile a Modica è il nuovo fiore all'occhiello del centro storico. Ieri il taglio del nastro che apre a uno scorcio di Modica è totalmente rinnovato e recuperato gli antichi splendori. Se prima il restauro di Palazzo Campanile e l'apertura dell'omonimo Museo della Medicina avevano arricchito l'offerta culturale, oggi la posa della nuova pavimentazione con l'installazione anche dei dissuasori di parcheggio completano idealmente l'opera. Una piazzetta che, come uno scrigno, afferma il sindaco di Modica Ignazio Abate, che racchiude storia, architettura e fascino. La pavimentazione in pietra lavata e pietra modicana, realizzata dalla ditta modicana Leone Antonino e figli, che hanno lavorato ininterrottamente negli ultimi 2 mesi. Un piccolo grande capolavoro, afferma ancora il sindaco, che si va ad aggiungere a quelli già realizzati in altre zone del centro. Il prossimo sarà l'atrio di Palazzo San Domenico, che completerà l'opera di rivalutazione di scorci pittoreschi del nostro centro storico. Per ovviare all'eliminazione di posti auto per i residenti, abbiamo deciso, commenta il primo cittadino, di consegnare loro degli speciali pass che consentiranno di parcheggiare gratuitamente nella vicina via Tirella. Lavori e miglioramenti in vista anche a Maria di Modica, dove sempre l'amministrazione comunale ha recentemente comunicato l'intenzione di realizzare diverse passerelle a salvaguardia delle dune. Nello specifico si tratta di una serie di interventi finalizzati alla tutela del patrimonio naturalistico rappresentato dalle dune di Maria di Modica, dalla flora e dalla fauna. Il primo lavoro, che verrà realizzato in ordine cronologico, è la posa di 3 passerelle in legno della larghezza di 2 metri, rialzate rispetto alla sabbia in modo da preservare l'ambiente sottostante. Una verrà posizionata davanti al villaggio Puccia, dopo il Modica Beach Resort, e una appunto a Regilione. Interventi di ingegneria naturalistica, come piantumazioni di piante tipiche, palizzate per bloccare le dune, verranno realizzate nel prossimo autunno. A tal proposito, gli esemplari più malandati di acacia verranno eliminati e i tronchi utilizzati per proteggere il piede della duna dall'erosione eolica. Le acacie, che sono piante invasive, lasceranno quindi gradualmente spazio alla vegetazione autoctona tipica delle zone. Anche in questo caso, per ragioni meteorologiche, non sarà possibile piantarle in questo periodo dell'anno, ma saranno piantumate sempre in autunno.